No, ma bravi, bravissimi, bravissimi, complimenti Genova, complimenti, sei la squadra più forte del mondo, Ballardini sei l'allenatore più forte del mondo, complimenti, bravissimi, vittoria meritatissima, guardate, meritatissima, pua, meritatissima, meritatissima, vuoi era una piglia, quattro pallone per una sta, pure zitto per una sta, guaiù. Ma che scandalo è stato! Che scandalo è stato! Aiuto il rigore all'ultimo minuto, netto! Mario Rui in netto vantaggio, Scamacca che lo trattiene col braccio, non fischio rigore, non fischio rigore, e poi ammonisce pure a Mario Rui, aiuto! L'arbitraggio è stato meno penoso dal primo fino all'ultimo minuto, dal primo fino all'ultimo minuto. L'azione del 2-0 del Genoa nasce da un fallo su Di Lorenzo, poi ha fischiato dei falli ridicoli, ammonito lo Zano, che veramente un'ammonizione più ridicola di quella non esisteva, poi per mettere la ciliegina sulla torta, a questo arbitraggio ridicolo è il rigore finale, che tu non ammonisci pure, ma poi oltre a danno anche la beffa, perché i 30 secondi persi per il rigore non li ha nemmeno recuperati, ma tanto hai, che ce ne facciamo di quei 30 secondi? Il problema è che è stato uno schifaio, è stata una vergogna. Continuate a prendervela con Gattuso. Il primo che insulta Gattuso, gli do un cazzotto in bocca. In bocca il primo che insulta Gattuso. In bocca glielo do e gli spacco tutti i spaccimma dei denti. Gli spacco, ve lo giuro. Camma fa, che deve fare? Che deve fare il Napoli? Che doveva fare il Napoli oggi? A parte Maximovic, che paro fratello Guazzo, che ci fa subire il primo gol. Mario Rui non si può guardare, ha sbagliato 200 tiri, poi 200 passaggi. Insigne è entrato male. Osimhen ha toccato un pallone, l'unica palla che ha toccato l'ha buttata in tribuna. Ma poi il resto? Il resto è Gattuso che ha da avere sti cose, è Gattuso che comanda il piede sinistro di Mario Rui, che niente di meno, che l'upera sinistra, ma sei sicuro che non sei destro? Perché non, secondo me, come fai a giocare a pallone? Come fai? E doveva essere Gattuso a comandare Maximovic là, che sbaglia un passaggio a un metro, passaggio più facile non ci stava, chi lo sbaglia ci fa via gol. Questa partita l'hanno persa per colpa di Maximovic, perché questa partita era preparata bene e poi è stata giocata bene, è stato messo sotto il Genoa per tutti i 90 minuti, il Genoa ha fatto due tiri, il Genoa è stato cinico, ma questa partita era stata preparata bene, perché poi è normale che una volta che prendi 2-0 poi è normale che psicologicamente ti abbatti un po'. Poi il secondo tempo si è giocato solo da una parte, Genova non doveva fare altro che chiudersi in difesa, è normale, sta vincendo 2-0, ci mancherebbe pure. È una squadra che sta vincendo 2-0 e si chiude tutta in difesa, è difficile rimontarla, però che cazzo hai, tra sfortuna e arbitro, cioè è una cosa esagerata, e Petagna prende il palo, e poi Petagna l'aveva battuto bene, cioè perciò io non lo capisco a Mario Rui, ha tirato quella punizione, cross perfetto, e poi sbagliate cosa, cioè Petagna prende la traversa, e Insigne piglia palo, e Hermas va come contro Spezia, nata volta, che non saccio perché quando si trova a cacciarla sotto porta la tira in tribuna, cioè vai, ma noi gamma fa, cioè Insigne ha preso un palo che la porta sta ancora tre man, ma non è possibile, vai, la sconfitta ce la meritavamo? No, il Genoa si meritava 3 punti? Assolutamente no. Il Napoli ha alibi per questa partita? Assolutamente sì, e non me ne fotto proprio, no, non me ne fotto proprio, è così punto e basta, io è così punto e basta, l'ho detto, 3 o 4 di loro hanno fatto schifo questa partita, 4 di loro. Perché cioè, Insigne non mi è piaciuto proprio come è trasuto. Osimhen ha toccato una palla e chi l'ha mandato in tribuna, ripeto. Però c'è cioè, un po' di Tano, ma uno che ci ha messo la grinta, un giocatore grintoso come Politano, meritava di perdere l'altra partita. Ma pure gli altri, ma che hanno fatto di sbagliato gli altri? Che hanno fatto di sbagliato? Ma che cazzo pure? Ma non è possibile, cioè, ma fa bene, ci dobbiamo far benedire, ci dobbiamo far benedire. Comunque complimenti, vi siete rubati una partita, complimenti. Bravi.